Esattamente, noi già quando abbiamo presentato questo progetto di legge nella prima conferenza stampa, il progetto di legge che oggi votiamo all'unanimità, spero, e abbiamo accompagnato un progetto con un altro progetto, proprio quello di sensibilizzazione all'interno delle scuole in particolare, per far crescere tra i ragazzi l'idea proprio del rispetto tra le relazioni tra uomo e donna, del rispetto nei confronti dell'altro e degli strumenti anche per le ragazze in particolare che possono aiutarle se sono in difficoltà. La scuola non può agire nel vuoto, l'agenzia educativa primaria è la famiglia, quindi bisogna che ci sia un'azione sinergica da questo punto di vista.